Ieri è partita la prima mostra dell'arte postale saronnese o mail art, che ha coinvolto molti cittadini saronnesi, 80 partecipanti, 260 mail art che stiamo esponendo in questi giorni, quindi fino a domenica, in alcuni negozi della nostra città, in particolar modo in via San Cristoforo. Ha coinvolto cittadini di ogni ordine e grado, da persone che non hanno probabilmente mai disegnato a grandi artisti saronnesi molto noti, mail artisti storici come Giampaolo Terrone e Bandi. Ci troviamo nell'angolo degli artisti, in questo momento stiamo osservando la mail art a sinistra di Ferdinando Greco e alla nostra destra di Franco Marrocco, che è il direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Brera. Adesso stiamo osservando le mail art di Giuseppe Domignoni e in particolar modo anche Gabriella Girola Savoia, oltre a mail art di altri importanti artisti sempre di Saronno. Osserviamo inoltre diverse mail artist di Arnaldo Fontana, Giampaolo Terrone e Norberto. Passiamo ora a vedere qualche curiosità tra le mail art. Anche all'interno del comune di Saronno, un'impiegata dei vigili ha voluto partecipare mandando una mail art al suo comandante, e gentilmente il suo comandante giustamente ha risposto. Abbiamo poi invece la partecipazione del ministro degli affari esteri della Repubblica di Uzupis ed è la mail art di Cepaitis. Vediamo ora altre buste di arte postale, tra le quali riconosciamo quelle della pittrice Patti, quelle di Gianmario Bandi e per finire quelle di Giampaolo Terrone. Quanti sono? Qui potete vedere una rassegna parte delle 250 mail art ricevute in questi mesi interscambiate. Queste sono in particolare sono quelle che si sono scambiate i nostri concittadini saronnesi. Qui abbiamo un mosaico inviato al Museo Gianetti di Saronno, mentre qui ci sono dei puzzle che ricostruiscono la piantina della nostra città. Questa iniziativa ha coinvolto molte persone, anche chi non era necessariamente un artista, e diciamo che ha aiutato a conoscersi ancora di più se ce ne fosse stato il caso. Tra i partecipanti a questa spedizione di mail art, abbiamo anche ricevuto delle buste da Challans, che è un paese francese con cui Saronno è gemellata da parecchi anni, c'è questo interscambio culturale. Oltre ovviamente anche altri cittadini, sempre saronesi, residenti all'estero che ci hanno inviato le loro mail art. Come dicevamo, qui siamo nel negozio Open Space dove c'è parte delle mail art ricevute. Le altre mail art si possono vedere nel negozio Fratelli Dario, Calzature Bressan, Color Café, Lavanda E, Butti Fiorista, Ceriani Centrotela. Buongiorno a tutti, Lavanda E quest'oggi passione per la mail art, quindi per queste bellissime cartoline, per questa splendida iniziativa che ancora una volta vede coinvolta la nostra cittadina, la nostra Saronno. Quest'oggi, vabbè, molti mi avranno riconosciuto per i colori un po' vistosi e per la mia attinenza con la lavanda, ma quest'oggi non vi parlerò di lavanda, anche se qualche fiore non ve l'abbiamo risparmiato neanche questa sera e neanche quest'oggi, ma vi parlerò di questa iniziativa che è mail art. Anche noi abbiamo aderito, la via San Cristoforo, Vicolo Pozzetto, tutta questa zona è stata teatro di un'iniziativa sicuramente originale e anche interessante che noi abbiamo abbracciato con entusiasmo, ovvero proporre al pubblico, alle persone che passeggiano per le vie della nostra Saronno, un'iniziativa così simpatica che è quella appunto di queste cartoline decorate. Ne hanno parlato sicuramente molto meglio di me prima i miei colleghi commercianti, la mia testimonianza è qui innanzitutto per ringraziare coloro che hanno avuto questa bella iniziativa e sono persone animate da questo spirito
da questo entusiasmo verso la nostra cittadina, verso un vivere bene, un godere della nostra città in qualsiasi momento, anche la sera, come è accaduto appunto qui a Saronno, dove abbiamo illuminato per esempio questo piccolo vicolo e l'abbiamo reso così, una piccola galleria all'aperto dove presentare queste opere. Mi auguro che l'iniziativa, che ha riscosso un grande successo, si ripeta, ma lo faremo sicuramente presto, e naturalmente vi aspettiamo come sempre, soprattutto a Saronno, ma anche in via San Cristoforo, vicolo Scuole, vicolo Pozzetto, in tutti i nostri piccoli vicoletti che sono da scoprire. Grazie a tutti, grazie a Piero e grazie a voi tutti per la Mail Art. Buongiorno, sono Gabriella Ceriani, abito a Saronno e sono la titolare di Ceriani Centro Tela, un negozio di vecchia data. Mi è piaciuta questa iniziativa perché propone qualcosa di artistico in una città che se no tende a essere un po' scialba, un po' smorta e un po' poco viva. E siccome, come dice il nostro amico Sgarbio, sono una vera capra a livello artistico, almeno mi gusto quelle degli altri che le fanno, le propongono e, avendo la disponibilità delle vetrine, le offro per tutti, così tutti possono apprezzare e vedere che comunque i cittadini di Saronno sono vivi, vivaci e curiosi e interessati. Grazie.